nei prossimi giorni ci saranno gli ulteriori dettagli su queste novità sulla sicurezza. Questa è un po' la novità a livello così, diciamo, di organizzazione. Sì, sono delle novità che in parte sono già state preannunciate nell'ultima conferenza stampa. Non perdiamo occasione per cominciare a preallertare. Non sarà niente di eccezionale, però è giusto informare tutti i cittadini che interverranno che probabilmente ci sarà un pochino di coda, quindi di venire per tempo, perché sono state adottate le misure di sicurezza imposte dal decreto Minniti che impongono alcuni controlli aggiuntivi, pertanto ci sarà un po' di coda di ingressi e invitiamo tutti gli spettatori a presentarsi un pochino prima, però ovviamente ci teniamo a sottolineare che non c'è niente, non c'è da allarmarsi, è tutto a posto. L'invito soprattutto arrivare prima, come si fa allo stadio, come si fa in tanti eventi. Esattamente, trattandosi di una manifestazione dove tra una cosa e l'altra entrano in piazza quasi 5.000 persone, è una manifestazione attenzionata anche per capire bene come dovremmo muoverci in caso di emergenza, ma l'emergenza può essere un'emergenza anche dettata dal panico, come è avvenuto a Torino, dove di fatto non c'è stato nessun attentato ma c'è stata paura in seguito a un evento stupido. Può essere un petardo, può essere una stupidaggine che può creare il panico, e è opportuno che non entrino alcun tipo di oggetti che possano creare questo tipo di allarmismo, e in secondo ordine è opportuno che tutte le persone che entrano in piazza siano informate sulle corrette vie di esodo nel caso in cui qualcosa di questo tipo avvenga.